Titolari di palestre, centri danza, centri culturali oggi manifestano a Pescara contro questo DPCM che ha chiuso tanti centri sportivi della nostra regione. Una protesta silenziosa ma significativa. Sì, la nostra protesta, come vedete, è pacifica e statica, quindi rispettando, come nostro solito, tutte le regole, tutti i protocolli che ci vengono imposti. E io sono proprietaria di una scuola di danza che ha due sedi, una delle quali è all'interno di una palestra, per cui siamo totalmente penalizzati. E questo è il nostro lavoro e lavoriamo per dare benessere, per iniettare un po' di arte, un po' di cultura nelle persone, nei bambini che sono i nostri maggiori fruitori. E questa seconda chiusura l'abbiamo sentita particolarmente perché ha riguardato non solo noi, ma quasi solamente noi, quindi chi in realtà dà la salute e non la toglie. Abbiamo fatto anche di più di quello che ci è stato richiesto pur di continuare a lavorare, pur di dare una parvenza di normalità a tutti, ai bambini, ai genitori e a noi stessi anche. È stata una chiusura totalmente ingiustificata e non ce ne capacitiamo. Noi della danza soprattutto chiediamo di essere riconosciuti perché, come si è potuto vedere nell'ultimo DPCM, la parola scuola di danza non è proprio stata considerata. Noi ci abbiamo messo diversi giorni a capire se facevamo parte delle palestre, dei centri sportivi, delle associazioni culturali. Ci abbiamo messo veramente tanto. Milioni di bambini fanno danza, quindi non considerarci è stato proprio la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La nostra categoria è una categoria molto rispettosa, molto pacifica. Non credo che ci siano mai state manifestazioni di scuole di danza, ma questa volta l'abbiamo proprio sentito tanto. Infatti siamo scesi qui in piazza appunto per rivendicare i nostri diritti, più che altro per farci sentire e dire noi esistiamo e le nostre attività sono essenziali, non sono superflue, come ci è stato detto.